Non lasciare indietro nessuno nasce come risposta alla crisi economica provocata dagli strascichi della pandemia ed ulteriormente acuita da quello che rappresenterà l'effetto domino connesso all'attuale conflitto in corso tra Russia ed Ucraina, il piano messo in atto dalle ACLI della provincia di Sondrio per contrastare le nuove povertà e l'impatto da esse provocate sulle famiglie. Povertà al plurale, certo, perché quanto ci troviamo di fronte è un impoverimento in ambito educativo, culturale e materiale, laddove sono tanti, troppi i nuclei familiari che oggi si trovano a dover fronteggiare riduzione e perdita di impiego. E porta il nome di un'opportunità per tutti il progetto messo in atto grazie al contributo di Fondazione Pro Valtellina e al Fondo di Solidarietà Famiglia Lavoro 2020, il piano della diocesi che eroga contributi finalizzati al sostentamento delle famiglie in difficoltà. Un progetto che punta non solamente al sostentamento ma anche all'orientamento lavorativo rivolto a coloro i quali trovino difficoltà nel reinserimento occupazionale. La novità si chiama Sportello Orienta Lavoro. Ricollocarsi nel mondo del lavoro partendo anche da un'analisi delle loro competenze, per cui nel momento in cui ci renderemo conto che avranno bisogno anche di formazione, di tirocini, piuttosto che di interventi anche di supporto a livello sociale, ci attiveremo anche per questo. Infatti siamo in collaborazione anche con la cooperativa Forme proprio per la parte, diciamo, più sociale. Un'assistenza rivolta anche a coloro i quali approdano al nostro territorio fuggendo dalla guerra in Ucraina. Questo sportello lo attiveremo su tutta la provincia, perché comunque avremo modo di far accedere gli utenti tramite la compilazione di un modello di iscrizione che troveranno su tutte le nostre sedi, Morbegno, Delebio, Tirano, e anche i recapiti che poi abbiamo magari più piccolini appoggiati nelle parrocchie come Talamona, Caspoggio, anche in Alta Valle. Si è dato il pesce. Oggi, con questo progetto delle ACLI, ACLI Orienta, si cerca di dare anche la canna da pesca, nel senso che si mette in contatto l'offerta di lavoro e la domanda, si mette in grado tante persone anche di cercare lavoro, che oggi non è facile, quindi un servizio molto prezioso che è molto in linea con ciò che facciamo col Fondo Povertà di Pro Valtellina. Infatti siamo stati contenti di contribuire a finanziare questo progetto e anche molto in continuità e compatibile, complementare direi al Fondo di Solidarietà Famiglia Lavoro della Diocesi.